Forze armate e tecnologia, una risorsa per il paese. È stato questo il tema del convegno organizzato a Livorno dai Lions Club Livorno Porto Medicio, Livorno Ost e Lions Club di Cecina, un appuntamento ospitato nell'auditorium dell'Accademia Navale. Il convegno, che si proponeva di analizzare l'evoluzione tecnologica dei mezzi e dei sistemi in uso alle forze armate, fa parte della serie di iniziative organizzate dai club per celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. La data è stata simbolicamente scelta a ridosso della festa delle forze armate del 4 novembre. Vari e importanti temi che sono stati affrontati: la policy della difesa per l'acquisizione di nuovi mezzi e sistemi, la ricerca come base dell'evoluzione tecnologica dei mezzi e sistemi delle forze armate, il ruolo dell'industria nello sviluppo tecnologico in questo ambito, la sperimentazione e la valutazione finalizzata all'acquisizione, l'evoluzione tecnologica e gli human factor, la tecnologia nei programmi in ambito ATO. Fra i relatori, il presidente di Finmeccanica, l'ingegner Pierfrancesco Guarguaglini, i direttori generali delle direzioni armamenti terrestri, generale Antonio Guicciardino, e della direzione armamenti navali, l'ammiraglio Ernesto Nencioni, e rappresentanti di Stato Maggiore della Difesa, segretariato generale della Difesa e NATO. Un appuntamento che è stato sicuramente un successo e che ha visto il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Livorno e la collaborazione dell'Accademia Navale.